qua viene tramite l'utilizzo del cellulare, giusto? Sì. E lo si posiziona in alto? No, posiziona in basso, in fondo a tutto. Ok. Posiziona la base, che contiene la vaschetta con la pellicola antiaderente, che conterrà la resina fotosensibile. Questa resina reagisce alla luce bianca emessa dal display, quindi catalizza, quindi diventa solida con la luce bianca. Si posiziona anche il coperchio della stampante, si connette stampante a cellulare. Da questo momento in poi inizieranno a lavorare stampante, si occupa di muovere il piatto di stampa, mentre il cellulare si occupa di emettere luce adatta a descrivere le figure geometriche. Tutto qua. E dopo strato ricostruisce il modello. Che è caricato sul cellulare a questo punto? In realtà sono caricati tutti in cloud. No, dico, all'atto della stampa il modello penso STL o un altro formato, sarà un G-code forse. No, in realtà è un file chiuso fatto apposta per questa stampante. Ed è caricato. Si possono utilizzare anche dei G-code secondo me dei modelli. No, degli STL, a partire dall'STL riusciresti a stampare, a ottenere il file per stampare con e diciamo il cellulare dimensioni massime dalla dimensione potrei dire anche 6 pollici. Sì, noi l'abbiamo provato fino a 5 pollici 8. Ok. E questa è l'area per tempi di stampa per capire. Siamo perché intorno... comunque un cellulare per quanto possa essere potente ha una luminosità insomma, non elevatissima, poi dipende anche dal modello. Come avete fatto a gestire le diverse impostazioni che può avere un cellulare per i diversi cellulari, per i diversi modelli? Allora, come ha potuto intuire, ogni cellulare ha tempi di esposizione diversi perché è diversa l'intensità luminosa del display. Per ovviare a ciò ci sarà un test di stampa che l'utente farà per prima operazione per capire il parametro da aggiungere ai settaggi dell'applicazione. Tanto non è un valore delta per moltiplicare tutti i tempi di stampa di tutta la resina. Ok, costi di resina e dispositivo? La stampante costa $99 più tasse, più la spedizione. Stesso discorso per le resine, costano $15 a boccetta di 100 ml. 100 ml quanto permette di stampare? Esattamente il volume della stampa equivale al volume quindi chiaramente ci sarà un po' di spreco nella pulizia del modello e nel travaso tra maschietta e boccetta. Quello penso che consumerà anche meno di una boccetta perché l'avanzo della boccetta poi ricolarlo all'interno della boccetta magari filtrando con un per eliminare eventuali scorie. Contemporaneamente. C'è la possibilità per quanto riguarda le scorie quindi di fare una sorta di pulizia nel caso dovessero entrare nel processo. Cioè, nel caso dovesse essere inquinata la vaschetta nel momento in cui la si sta stampando oppure si sta riempiendo il contenitore. Cioè, se viene contaminato il liquido, c'è modo di poter decontaminarlo, quindi ripulirlo da... Se è contaminato con delle scorie solide, è un passivo. Se è con altri liquidi sarà molto difficile, no? Ah, ok, quindi questo diciamo, è un altro trade-off da considerare nella stampa, cioè il fatto che se uno dovesse, non lo so, mettere fuori posto il liquido, oppure magari non sta attento nella fase di stampa, la stampa potrebbe contenere qualcosa di considerabile. Cioè con l'FDM diciamo questo è più raro perché avendo un filo che viene estruso e un estrusore che deve andare a temperatura che comunque possa diventare materia elastica liquida, qui invece partendo già col liquido se mi va un granello di polvere viene la stampa. Sì, è difficile che tu vedi di polvere qui dentro perché comunque è tutto a camera chiusa. La sì, ovvio, non nel momento in cui sta stampando, ma dopo magari. Un anellino,
diciamo, questo è anche un aspetto post-case da...